Eight Foundations is a form of Kyai Qigong that I formed in 2005. I created this. No? La storia delle otto fondamenta nasce nel 2005 ed è una forma di Kyai Qigong. I created it in 2005. L'ha creata nel 2005. Because in 2004 I got seriously ill. Perché nel 2004 è stato gravemente malato. In 2004 I had many, many seminars. 2004. And at that time, perché nel 2004 faceva dei seminari. Everybody wanted to learn very advanced form of Kyai Jitsu. E faceva soprattutto la parte marziale, volevano vedere la parte avanzata, molto superiore del Kyai Jitsu. Only in Italy they were more serious, no? Solo in Italia eravamo rispettosi, insomma, eravamo seri e quindi eravamo più. All other places they were trying to get something very elevated but tricky. Negli altri paesi cercavano sempre di trovare qualcosa di più elevato, però anche un po' misterioso come. In that time I was teaching no touch blocks in Paris. Ad esempio le parate e le parate senza toccare l'avversario. So immediately many countries invited me to teach this. Quando ho iniziato a insegnare questo, anche molti paesi l'hanno saputo e hanno iniziato a invitarlo per insegnare il no touch, cioè combattere senza toccare l'avversario. Only here nobody asked me. Però qui nessuno glielo chiedeva. Mario is serious. Perché Mario è più serio e quindi nessuno glielo chiedeva. But all country they asking me, please teach us how to do no touch. E quindi tutti questi paesi volevano da lui vedere come si faceva il no touch, cioè senza toccare. Mario prefer the touch. So anyways, I was teaching it because when somebody asked, then you teach, no? Però lui era caduto in un stranello e quando gli chiedevano di insegnarlo, allora diceva va bene, dai, me lo insegno. But way of demonstrating was that first I take the punch. First somebody punch, I take the punch. Il problema so everybody see that it's real punch, no? La prima, però quando faceva queste dimostrazioni per far vedere che erano colpi reali, prima si faceva tirare un pugno sullo stomaco e lo prendeva completamente. And in that time, like 2003-2004, I was in top physical shape. Nel 2003-2004 lui era in una forma fisica molto elevata. I was like Iron Man. Era come un Iron Man. Also I was very flexible. Ed era anche molto flessibile. I can do any kind of yoga at that time. Faceva tutti i tipi di yoga. So I was a little bit overestimating my body. Stava anche un po' sovrastimando un po' il suo corpo. So I was traveling and so in every country everybody punched me in the stomach. E in ogni seminario tutti tiravano un pugno sullo stomaco al maestro. Not just regular people, black belts, masters. Cinture nere, maestri colpivano il maestro allo stomaco. Because they want to know if it's real. Per capire se quello che insegnava era reale o no. So they punch and then I say you punch again same way and I will stop it. Gli dicevo adesso che hai tirato così forte, mi hai colpito, rifallo e ti stoppo senza toccarti. So then person punch again and I stop. E lui, la persona tirava lo stesso pugno con la stessa potenza e lui li bloccava. Using energy and sound. Usava i suoni e l'energia. So it's become very, very popular. Quindi lui è diventato in quegli anni molto famoso per questo. Everybody wants to come at least to watch, no? E tutti venivano anche solo per vedere quello che faceva. But some people were really scared. E alcuni erano anche spaventati. Because if they see something like this, it kind of destroys their understanding of the reality. Perché quando vedi qualcosa del genere ti distrugge la tua comprensione della realtà. Because that means it's not, you cannot rely on strength only, no? Perché vuol dire che non è sufficiente dipendere dalla propria forza fisica. So always somebody was very doubt, like scared and doubting at the same time. Cioè erano molto dubbiosi e anche spaventati allo stesso tempo. And when you take the punch, the body responds in a certain way, no? Quando prendi, assorbi il corpo risponde in un certo modo. So if you have strike any place, then body sends special liquid to that place, no? Se viene colpito un certo punto del corpo, il corpo manda dei liquidi in quel punto. And this is liquid very charged. It's like electrolytic and it's very charged with healing ingredients. Perché sono liquidi curativi per ristorare il tessuto ed è liquido elettrolitico. Maybe doctors know. Right? It's like this.
edema, inflammation. So then, if you get the strike, there is liquid there, which takes care of the strike. Quindi praticamente il liquido va a prendersi cura del colpo ricevuto. But if you receive strike in the same place, within about half an hour, se però il colpo viene dato, i due colpi vengono dati vicini l'uno all'altro entro mezz'ora, so then body sends a little bit less liquid because it's spent already, no? Perché aveva già speso un po' di liquido e quindi il liquido disponibile per ristorare il tessuto è meno. Because it takes about 2 hours for body to recover. Perché ci vogliono almeno 2 ore per il corpo di per recuperare un po' dal colpo ricevuto. But still, if you do in half an hour, it still has liquid. Quindi ce n'è meno, se dai due colpi in mezz'ora ce n'è meno, ma comunque ce n'è un po'. But if you could do three times same place, ma se colpisci 3 volte sullo stesso punto, it's almost doesn't send anymore. Non c'è più liquido da mandare sul tessuto. So I know this kind of thing, so I try to only show 2 times. Quindi lui sapeva queste cose e non cercava di non andare oltre le 2 volte. In the beginning of the seminar I take punch and then I stop. All'inizio del seminario prendeva il primo colpo e poi lo stoppava. And then I show something else and 2 hours later I show again. Quindi poi prendeva del tempo spiegando altre cose, just 2 ore dopo faceva questa tecnica di nuovo per sicurezza, diciamo. But not always works this way, no? Però non sempre funziona così. Somebody say, no, no, I don't believe, it's not real. Let me try. Allora arrivava sempre qualcuno che diceva, no, no, adesso provo io, vediamo se è vero. And I say, okay, you try. Lui diceva, va bene, prova. Just after half hour, no? Dopo solo mezz'ora. But also I don't say, explain, it just kind of happening like this. Quindi era più o meno successo sta cosa. And then seminars finish. Quando finiva il seminario. And I try not to take more than 2 punch in one. E cercava di non prendere mai più di 2 colpi per seminario. But after seminar, again, 1 or 2 people don't believe. Ma anche dopo il seminario arrivavano sempre 2 o 3 che dicevano no, non credo. Some of them accused me that I pay people. Lui accusava che diceva che aveva pagato degli attori, diciamo, per far finta di colpirlo e lui li bloccava. And they say, for sure I can, you cannot stop me at least. E dicevano, guarda, io sono sicuro che tu, almeno io, non riesci a stoppare me. And I'm thinking, okay, seminar is finished, it's okay, so I take another shot. Lui diceva, vabbè, l'altro seminario è finito, e diceva, dai, colpisci. But in 2004 was a particular year when I traveled a lot. 2004 era anche un anno particolare perché aveva viaggiato molto. And also 2004 I was 42 age. Aveva 42 anni. And this is not very good age astrologically. E in modo astrologico non è una buona età 42. Because the year of animal you're born. Perché l'anno dell'animale che like I am a tiger here. Lui è nato nell'anno della tigre. It's very difficult year for the person. È un anno difficile per la persona. Like this year, Chinese calendar is like war. Cinghiale o maiale. Okay. Quest'anno è l'anno del cinghiale, quel calendario cinese. So people who born this year have to be careful. Quindi chi è nato quest'anno deve stare attento. But even more careful 6 years later. Però 6 anni dopo devi stare ancora più attento. Like for example, if you're a tiger, then the monkey is very dangerous. Perché se sei nato nell'anno della tigre, l'anno in cui c'è l'anno della scimmia è molto pericoloso. And it was monkey year. Ed era l'anno della scimmia. That year is better not to travel at all. In quell'anno è consigliato non viaggiare. Because you're endangering your life force. Stai mettendo in pericolo la tua forza vitale. But that year I was traveling a lot. Però doveva viaggiare molto in quell'anno. So in one, only in the autumn. In autunno. I fly from United States, I fly to Italy. Solo nell'autunno di quell'anno ha volato dagli Stati Uniti all'Italia. Then from Italy I fly to Venezuela. Poi è andato in Venezuela. Then from Venezuela I fly to Italy again. Poi è tornato in Italia. Then fly to Venezuela. Poi di nuovo in Venezuela. Then France. Dopo è andato in Francia. And then also like I was in Holland and Belgium and then again flying to Venezuela. Ho fatto Olanda, Belgio e dopo è tornato in Venezuela. And then I came here, remember? E poi, 2004. E poi è tornato qua. So one autumn
not only very long flights, also like different weather, different everything. It's very heavy on body anyway. È molto pesante per il corpo fare viaggi così lunghi anche con climi diversi. And then in France I did Tour de France, no? Ha fatto anche il Tour di Tour de France. Starting Sunday and then every day seminar, every different place in France. Ha girato tutta la Francia con il Sanzo. Viaggiava in ogni paese, poi dentro viaggiava. A lot of places. Jean Paul took me everywhere. Vindel. Sì. And everybody wants to have no touch. E tutti volevano vedere French. Con è andato con Jean Paul Vindel e tutti volevano vedere il no touch. And so one week I was taking shots. Quindi per una settimana intera prendeva questi colpi. So I accumulated lots of liquid. Quindi ha accumulato molto edema liquido a quel livello. So when I fly back from Italy, I fly back, then it's inflamed, no? Quindi quando è ritornato negli Stati Uniti aveva un'infiammazione. And I had very strong pancreatitis. Quindi ha sviluppato una pancreatite molto grave. Almost dying. Stava quasi per morire. And then I was thinking how to recover quick. Quindi per sopravvivere doveva trovare un modo per recuperare prima. Because I was barely like walking, no? Faceva fatica. Very weak. Faceva quasi fatica a camminare da quanto era debole. Maybe only 10% of energy left. Era rimasta un 10% di energia. And also they wanted to do surgery. E anche era stata indicata di fare una chirurgia. Because big cyst. Si erano formate delle cisti anche nel pancreas. But because of inflammation they said once you should wait. 1 month waiting. Però siccome c'era ancora questa infiammazione attiva, prima di fare l'intervento bisogna aspettare che si spenga l'infiammazione, quindi c'è detto aspetta almeno un mese e poi facciamo l'intervento. So they wanted to remove cyst and remove gallbladder. Volevano rimuovere la sua vescica biliare e anche le cisti. Because gallbladder very quickly become many stones, no? Perché se hai pancreatite molto rapidamente ti vengono i calcoli biliari. But when I come back after one month I took care of it. No? Però in quel mese che c'era da di aspettare per l'intervento aveva sviluppato questo programma per prendersi cura della pancreatite. So my gallbladder had no stones. Non c'erano più calcoli nella vescica biliare. And cysts shrink almost to nothing. E anche le cisti si erano ristrette quasi a zero, quasi non c'erano più. So I use sounds e usava dei suoni and this kind of movements. Faceva anche dei movimenti. I was very weak, but still 1 hour a day. Perché anche se era debole, questo chakra, riusciva a farlo chakra. Per i movimenti dei chakra, li faceva anche per un'ora al giorno. And in 1 month. E in un mese è guarito. So I did not need to do surgery. Quindi alla fine gli hanno detto guarda, non hai neanche più bisogno della chirurgia. But I became very weak. Very, very weak. È diventato però molto debole. Also very, very rigid. È anche molto rigido. I cannot move. Non poteva quasi muoversi. So then people from Holland and Belgium invited me to the seminar because they don't know me. Però everybody else know I'm ill, but they don't know. Perché tutti sapevano che era malato, tranne che in Belgio e in Olanda, e l'hanno invitato lo stesso a fare un seminario anche se stava così male. And I thought, okay, what I get to lose, no? Maybe I die in process, but. Ma cosa ho da perdere? Al massimo muoio nel processo, però vabbè, dai. So I had 7 weeks. Quindi aveva 7 settimane. I gave permission and I said, 7 weeks I have time. No? 7 weeks to fly. Aveva 7 settimane prima di volare di nuovo in Olanda. But I have to go and knock people out. Doveva fare i KO anche lì, insomma. And they were walking like this. Ed era quasi uno zombie come quando, all'inizio. So I was for 2 weeks I was trying to think what to do. Quindi nelle prime due di queste 7 settimane pensava cosa fare. I made the 8 foundation in 2 weeks. In queste 2 settimane ha sviluppato le 8 fondamenta. No, not 2 weeks, 5 weeks. No, in 5 settimane ha sviluppato le 8 fondamenta. Because many things you cannot do because you're too weak, no? Perché molte cose non riusciva a farle proprio perché era così debole. So first I was doing sitting. Prima gli faceva la pratica quella da seduti. Maybe 1 week sit down. Una settimana. Then I was holding to the wall. Poi lo faceva tenendosi su un muro. Doing my movements. Faceva i movimenti. Then I step on the deck and holding the rails.
poi teneva praticamente le ringhiere, provava a tenersi su una sbarra. So 5 weeks I was forming 8 foundations. Quindi è stato richiesto 5 settimane per formare le 8 fondamenta. And then 2 weeks I was doing it. E poi, una volta finite, le ha praticate per 2 settimane. Before I started to do, before 2 weeks, I cannot raise my arm. Prima di quelle 2 settimane non riusciva neanche a alzare il braccio. Because when I raise arm, this okay, but like this, immediately very strong pain in the heart. Appena alzava un po' di più il braccio, gli veniva un forte dolore al cuore. Like knee falls and I fall down. Al punto che gli si piegavano si indebolivano le ginocchia e cadeva. At that point, just enough to raise my arm like this. And then fall down. Se solo alzava un po' di più il braccio fino a lì, cadeva. Because here everything, because of inflammation, it spread. L'infiammazione si era diffusa e quindi because cadeva when subito. Because pancreatitis, you have to be very quick. Quindi se hai la pancreatite devi essere molto veloce. Usually 1 week and person dies. Perché sennò rischi anche di morire in una settimana. But because I was flying from Italy, ma siccome stavo volando dall'Italia, I think I fly from Rome. And from here I was doing seminars and I went to Rome. Perché l'aveva fatto il seminario qua e poi a Roma. And then from Rome, early flight I fly to Amsterdam. Aveva preso un volo presto e è andato ad Amsterdam. And then in the morning, the airplane little small, sitting like this, no? E l'aereo era molto piccolo. And then they bring also a breakfast. E hanno portato la colazione. So I would kind of waking up, eat breakfast. Ah, si è mangiato la colazione. And they had like sausage. E anche c'erano le salsicce. So I ate it and then it's blocked. Like si è bloccata un po'. So first it was like food poisoning kind of. Era quasi un avvelenamento alimentare. So in Amsterdam when I get on the plane to fly to the United States I feel very bad. Quindi quando ha preso il volo da Amsterdam per gli Stati Uniti si sentiva poco bene. So. But also I don't want to stay in Amsterdam, so okay, I'm okay, I fly. Però non voleva per questo motivo stare ad Amsterdam, ha detto ok. And then in flight I inflamed. And was in lots of pain. E per tutto il viaggio di ritorno c'era un'altra infiammazione e dolore e non aveva neanche degli antidolorifici, quindi era molto sofferente. But I thought it was food poisoning. Lui pensava che avesse avuto un'intossicazione alimentare in pratica. So I waited 1 week. Quindi ha aspettato una settimana. Just enough to die. Che era giusto il tempo per morire praticamente. So when I arrived at hospital, quando è arrivato all'ospedale and emergency, they when they realized that there is pancreatitis. Quando è arrivato in pronto soccorso si sono accorti che c'era una pancreatite. They immediately gave me a special place, no? Gli hanno dato un posto speciale praticamente riservato. And unlimited morphine. E anche morfina a dosi massimali. Like push button, morphine. Lui poteva schiacciare un bottone ogni volta che aveva male e gli altri si iniettava la morfina. Two days. È stato 2 giorni così. Because nirvana. They do this because also you cannot eat and not drink. Però ti danno fluidi per vena e non puoi mangiare. They were sure I will die because they said, oh, wait 1 week. It's very strong pain, maybe the toughest pain. So they thought I'm dying, so at least have a nice trip, no? Però gli hanno detto guarda, poteva anche morire perché era già passata una settimana, quindi ha detto ascolta, almeno ti facciamo fare un bel viaggio, se muori stai tranquillo, ti con la morfina. But in 2 days I realized, ma in questi 2 giorni that of course it's nice to have morphine but you're going to die like this, yeah. Però se è bello avere la morfina perché ti fa sentire bene, però sai che so è l'ultima. Gli ha chiesto di toglierla, non la voleva più. And then tried to e ha cercato da solo di recuperare. But because I waited 1 week, everything inflamed, pericardium. Ha aspettato troppo spleen, praticamente. Kidneys, everything inflamed. Anche la milza, i reni, il pericardio si erano tutti infiammati. And when I got over, everything became rigid. Tutto si era irrigidito anche dentro. So I was like this. Era molto irrigidito. That's why I cannot raise arm. Like non poteva neanche alzare il braccio. I cannot raise my leg. Anche le gambe. So that condition. Before 2 weeks I have to fly to Holland to knock some everybody. E dopo in 2 settimane da lì dopo doveva volare in Olanda e fare every day 2-3 hours I was doing 8 foundations. Quindi per quelle 2 settimane dopo che le ha sviluppate stava facendo per 2-3 ore le 8 fondamenta al giorno. And first week still I was holding onto the rails. No? La prima settimana ancora si teneva la ringhiera. First 2 weeks no balance. Non c'era tanto equilibrio.
But second week already. Per la seconda settimana era già perfetto in piedi. So in 2 weeks I got a little bit. Si è tirato un po' su. And I fly to Belgium. È andato in Belgio. And I did my seminars. Ha fatto tutto il seminario. But I was still a little weak. Era ancora un po' debole però. Also they don't know that I am ill. E anche non sapevano che lui era stato così gravemente malato. So, lots of beer. Quindi bevevano, mangiavano. So like they bring me to the hotel. Sono andati all'hotel, sì. And then I say goodbye and I close my door in hotel. Ha chiuso la porta dopo la serata in hotel. And fall down. Ed è caduto completamente, tipo svenuto, è collassato. And then all night I crawled to the bed. Ed per tutta la notte ha cercato di strisciare fino al letto. And I exhausted and like sleep like this. Però non ce l'ha fatta, ha dormito appoggiato al letto. Sometime I managed to get to the bed, but only I can put my hand like this. È andato fino al bagno, diciamo così. And sleep. E ha dormito sul water. Sometime I cannot even manage. So if on the way to the bed I was the morning arrived. Si è svegliato la mattina con il sole che era. So I take myself, take care, and then do next seminar. E ha fatto l'altro seminario. So it was not so easy. Non era facile. But that made me also and then when I did this, I tried also to teach eight foundations a little bit. And that helped me to recover during the. Quindi mentre si insegnava, adesso mi insegna le otto fondamenta, ma le faceva più per. Che per insegnarle. So by the end of the trip I was convinced that eight foundations is very good. No? Quindi ho avuto la prova definitiva che le otto fondamenta erano buone alla fine di questo viaggio. So when sometimes people say like I'm too weak to do eight foundations, I say no. Quando qualcuno dice no, sono troppo debole per fare le otto fondamenta, se le ho fatte io in quelle condizioni le puoi fare anche tu. So if you want to recover quick and restore health, just 2 weeks. Quindi qualsiasi problema abbiate, se volete recuperare la vostra salute, in 2 settimane fatele per 2-3 ore al giorno e starete meglio. Devo prendere ferie. And since then I had many many interesting cases how people got better and healed. Poi ci sono stati anche altri casi in cui lui ha guarito qualcuno usando le otto fondamenta. I think at that time Claudio was helping parents. Anche per esempio, c'era un esempio di Claudio all'epoca stava aiutando con problemi di salute i suoi genitori. Because I remember he was very kind of sad, like tristesse. Era anche molto triste. Usually he is always smiling. Lui di solito sempre che ride. But he was always like this. Era sempre imbronciato. And I asked Claudio, what happened? You always smiling, no? Gli ha detto cosa succede che sei sempre che sorridi oggi invece. Papà. I said what happened? He said he was ill and then cannot recover. E c'era il papà che aveva una malattia incurabile. And I said, do 8 foundations. Le detto, fai le 8 fondamenta. And Claudio said, oh, 8 foundation even for me difficult, no? Ha detto, no, è difficile per me fare. How can do with parents here? Come faccio a fargli fare mio papà le 8 fondamenta se anch'io faccio fatica a farle? So then I made a little video how to do it sitting. Quindi gli ha fatto un piccolo video di come fare da seduti. And I think he started to do it. E lui ha iniziato a farla con suo papà da seduti. And that was, what was the year? 2005 or 6, no? 2005-2006. And his father's still running. E adesso il suo papà è ancora in forma. So anyways, we have even here a precedent. Quindi abbiamo anche qui un precedente dell'efficacia delle otto fondamenta. But of course, I was trying to understand the practice from inside, and it also was developing. Poi ha sempre continuato in realtà a svilupparla, a capirla dall'interno questa pratica. And last year was a big upgrade. E l'anno scorso c'è stato un grande aggiornamento, un grande avanzamento nello sviluppo delle otto fondamenta. So, because in order to maintain health is not very simple task. Maintaining health is not very simple. Perché mantenere la propria salute non è poi così semplice come compito.